biellese perde numero di imprese ogni anno, sono 6 anni consecutivi che il registro Albo Artigiani risulta un numero negativo. Cosa chiediamo? Cosa chiede il mondo dell'artigianato alla scuola e soprattutto all'istituto professionale? Di creare e formare giovani che abbiano una professionalità ma soprattutto una capacità manageriale. Se consideriamo che 1500 imprenditori artigiani hanno più di 55 anni, nei prossimi 10 anni ci sarà sicuramente l'esigenza di avere figure che possono soddisfare qualsiasi tipo di esigenza da parte del territorio. È importante che ci sia questa sinergia tra impresa e scuola. Con la riforma dell'artigianato non abbiamo più la possibilità di formare all'interno delle imprese i giovani che possono diventare gli specializzati o soprattutto magari rilevare imprese, e quindi sarà fondamentale in futuro avere questa sinergia sempre più forte tra artigiano e istituto professionale. Ceneabiella è lieta che IPSIA abbia accolto il nostro invito ed è disponibile ad aiutare l'Istituto a far sì che ci sia un ritrovato interesse da parte degli studenti e delle famiglie, perché, come ha detto il Presidente, il futuro, il lavoro nell'artigianato, nella piccola e media impresa esiste, è concreto e può dare grandi soddisfazioni.